Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, abbiamo raggiunto i like richiesti sotto al video di position prediction, o meglio, no, però sì, cioè, nel senso, perché ultimamente YouTube non funziona tanto bene, toglie i like. Infatti, io mi ero accorta qualche giorno fa che eravamo a 55 like, dopo tipo 2 ore ci ritorno, vedo che sono a 45 e dico o sono scema e ho avuto un'allucinazione prima o c'è qualcosa che non va. Poi ho visto che anche altri YouTuber hanno detto la stessa cosa, ovvero che YouTube toglie visualizzazione, toglie like. Di conseguenza ho considerato quindi che non si doveva arrivare a 70, ma a 60, visto che YouTube mi aveva tolto 10 like. Bene, ci siamo arrivati, quindi è come se fossimo arrivati a 70 ed eccovi qua il tutorial. Allora, per fare questo gioco vi servirà un po' di materiale, in quanto ci sono 3 out. 3 out, di conseguenza 3 predizioni, 3 bigliettini. Oh, i cani ovviamente non potevano mancare. 3 bigliettini nascosti in 3 parti differenti. Io ad esempio, vabbè, questo è uno schemino che vi faccio vedere dopo. Uno ce l'ho sotto il tappetino. Uno ce l'ho dentro la scatolina come in performance. L'altro ce l'ho sotto la scatolina. Ok, su questi 3 bigliettini devo scrivere i seguenti numeri: 24, io il 24 lo tengo sotto la scatolina, 36, il 36 lo metto dentro la scatolina, piegato molto sottile, in modo da formare una strisciolina che aderisca sul fondo, ok, e che le carte lo spingano bene appiattito. 36 e su questo qua sotto il tappetino il 12. Ok, quindi 12, 24, 36. Nascosti in 3 parti differenti, che possono essere dove ho detto io, oppure non so, uno in tasca, uno nel cellulare, uno nel portafoglio, nel cellulare inteso virtualmente su una cartella, capito? Insomma, ci sono diversi modi dove mettere le predizioni. Benissimo, e a seconda della scelta dello spettatore dovrete tirar fuori la predizione esatta. Ora vediamo insieme come. Allora, intanto, se avete una predizione sotto la scatolina, dovete stare attenti a non mostrare mai questo verso, no? Quindi andate ad aprirla e anche state attenti a non mostrare quello che c'è all'interno. Comunque, se siamo furbi, ci mettiamo alla sinistra del nostro spettatore in modo che l'apertura sia nel lato opposto, di conseguenza lui non vedrà mai l'apertura e non vedrà mai neanche questa parte, ok? Poi chiudiamo la scatolina e la mettiamo da parte. Benissimo, allora per fare questo gioco serve una preparazione del mazzo in SysTabbings. Ok, non sto neanche qua a spiegarvela, magari vi lascio un link in descrizione, comunque mi aspetto che almeno la maggior parte di voi lo conosca. La sequenza dei semi è libera, potete fare come volete, purché ci sia l'alternanza rosso-nero, 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 quindi non fate picche, fiori, quadri e cuori, ad esempio. Ok, è libera. E niente, ora vediamo come si svolge. È praticamente automatico, semi-automatico, perché lo spettatore può fare una scelta. Allora, facciamo dei finti miscugli. Quello che faccio io solito è questo: prendo una porzione da sotto, faccio questo movimento in modo che possa sembrare un miscuglio come lo fa uno spettatore medio, no? Dopodiché mi giro oppure chiedo allo spettatore di andare sotto al tavolo per fare le operazioni. Quello che deve fare è tagliare in continuazione, quando vuole si ferma e gli dico che andremo a formare una carta da gioco. Quindi la prima carta che sceglierà sarà la carta del valore, la seconda carta invece sarà la carta del seme. E per farlo gli dico questo, quindi lui avrà tagliato, no? Gli dico benissimo, quando sei soddisfatto, pensi un numero da 1 a 3 e porti sotto tante carte quanto il numero che stai pensando. Ovviamente non ci dice niente, anche perché poi noi capiremo come capirlo. Quindi supponiamo metta sotto 3 carte, 1, 2, 3 e giri di faccia la carta che ti è capitata in cima. Benissimo. Ora
dovrai scegliere il seme. Noi ancora non stiamo vedendo niente, ok? E farai la stessa cosa, quindi penserai un numero da 1 a 3 e porterai sotto tante carte quanto il numero che stai pensando, girando la carta che ti è capitata in cima. Chiaramente deve includere anche la carta che ha girato, ok? Supponiamo metta sotto una carta sola, quindi così, 1, e va a girare la carta che ha sulla cima. Ora riporta su il mazzo, noi andremo a stenderlo e praticamente il discorso è questo. Se mette sotto una carta, noi dovremo mostrare il biglietto con scritto il numero 12. Se mette sotto due carte, dovremo mostrare il biglietto con scritto il numero 24. Se mette sotto tre carte, dovremo mostrare il numero con scritto 36. Qua vi ho lasciato uno schemino, anche se è del tutto inutile, mi sento un po' una maestrina in questo momento, per farvi capire anche quanto è semplice la combinazione, perché vedete, 1 corrisponde a 12 come la prima cifra del 12, 2 corrisponde a 24 come la prima cifra di 24 e 3 corrisponde a 36 come la prima cifra del 36. Che scopertona! Grande Laura Chips, grandissima. Ok, ora io come faccio a sapere quante carte ha messo sotto? Allora, intanto dovete sapere che, anche se magari è un po' abbastanza banale, la carta del valore a noi non ce ne frega niente. Cioè, non ci frega quante carte ha messo sotto per scegliere il valore, ok? Ci interessa solo quante carte ha messo sotto per scegliere il seme. Quindi, la carta sul fondo sarà sempre la carta del valore, la carta sulla cima sarà sempre la carta del seme. Noi per capire quante carte ha messo sotto, beh, viene da sé che bisognerà contare le carte che ci sono fra queste due. In questo caso, non ce n'è nessuna e di conseguenza significa che dopo questa carta ha girato quest'altra e quindi ha girato una carta sola. Di conseguenza prenderemo le due carte, quindi hai forma, adesso non si vede, vabbè, 7 di quadri, andremo ad assemblare il mazzo. E gli faremo contare 12 dopo aver mostrato la nostra predizione. Ok, lui conterà 12 e lì automaticamente ci sarà il 7 di quadri. Benissimo. Che cosa sarebbe successo se allora facciamo sempre il 7 di picche. Quindi lui sceglie il 7 di picche come valore e mette sotto due carte per scegliere il seme. 1, 2. Gira la carta sulla cima. Quindi noi vediamo che tra le due carte girate c'è una carta, però se comprendiamo anche quella del valore 1, 2, ok, 1, 2, quindi sappiamo che ha girato due carte. Comunque, quando ci sono due carte dello stesso colore, che siano nere o che siano rosse, significa che è sempre due. Ok? Benissimo. Quindi mostreremo la predizione che abbiamo, nel mio caso, sotto la scatolina, 24. Si conterà 24, prima togliamo le carte di faccia e lì ci sarà il 7 di fiori. Ora vediamo l'ultimo caso. Quindi gira il 7 e poi porta sotto tre carte. 1, 2, 3. Ah, gira la prima carta, ti porta sul mazzo, lo stendiamo. Contiamo le carte sul fondo a partire da quella girata di faccia, quindi 1, 2, 3 significa che ha portato sotto tre carte, di conseguenza mostreremo, nel mio caso, il bigliettino che ho dentro la scatolina con scritto il numero 36. Ok? Bene, questo era il modo in cui l'ho fatto io nella performance che vi ho mostrato sul canale. Vi dicevo anche che c'erano diversi modi. Allora, non so se spiegarveli tutti perché altrimenti diventa un tutorial troppo lungo e poi vi metto troppe cose in testa e non vorrei crearvi confusione. Quindi mi limiterò semplicemente a mostrarvi quest'altra versione dove vi basterà un bigliettino solo. Però ovviamente questo comporta una piccola modifica nelle istruzioni. Allora, il bigliettino, avendo un bigliettino solo, possiamo mostrarlo fin da subito, giusto? Quindi supponiamo che decido proprio di forzare il numero 36, quindi lo metto sempre qua visibile sul tappetino, ovviamente questo non esisterà,
ovviamente non esisterà neanche quello sotto il tappetino. E si fa praticamente la stessa identica cosa, solo che diremo che andremo a formare una carta insieme. Quindi lui sceglierà il valore e noi furbacchioni sceglieremo il seme. Ok? Quindi facciamo i soliti finti miscugli. Poi lui può andare tranquillamente sotto il tavolo, fare tutti i tagli che vuole. Gli diciamo di portare sotto o una o due o tre carte e di girare la carta che è capitata sulla cima. Però attenzione perché c'è una piccola diversità, adesso la vediamo. Supponiamo scelga di portare sotto due carte, quindi uno o due per noi è totalmente indifferente, non cambia nulla il valore. Quindi gira questa carta di faccia o anche no, facciamo così. Lui porta sotto le carte, prende la prima carta che gli è capitato sulla cima e la mette sul tappetino. Ok, noi siamo girati in questo caso. Ora noi diciamo, bene, tocca a me per il seme, io non so che carta tu abbia scelto, ovviamente, io per il seme dico 2. Perché non dite 3? 3 corrisponde a 36. Beh, perché lui avendo tolto questa carta, la carta del valore, giusto? Se andiamo a contare 3, finiamo su una carta di cuori. 1, 2, 3, mettiamo sotto, finiamo su una carta di cuori. E l'asso di cuori già ce l'abbiamo, ok? Quindi in questo caso voi dovete dire 2 per forzare il numero 36, così come dovete dire 1 per forzare il numero 24. Non so se mi sono spiegata. Quindi facciamo un altro esempio. Allora, lui sceglie il seme, scusate, lui sceglie il valore. Supponiamo porta sotto una carta, porti sotto una carta, perché sennò Fabrizio Pellegrini mi sgrida. Quindi prende la prima carta, la appoggia sul tavolo, questa è la sua del valore. Io sono girata, non so quante carte ha messo sotto. Giochiamo tanto su questa cosa qua, perché è vero effettivamente, ma il bello è che non ci cambia nulla. Quindi dobbiamo confondere lo spettatore, no? Noi diciamo, bene, per scegliere il seme io ti chiedo di portare sotto due carte, dal punto in cui ti trovi, che io non so in che punto ti trovi. Quindi porterà sotto 1, 2 carte. Prenderà la carta successiva, la metterà sul tappetino ed ora io mi posso anche girare. Dico bene, perfetto. Abbiamo scelto insieme queste due carte che sono soprattutto dipese dai tuoi tagli e quindi dal punto di partenza da dove hai cominciato tu. Andiamo a vedere che carta abbiamo formato. Quindi in questo caso avremo formato un re di picche. Mostreremo la predizione. Vabbè, non sto qua ad aprirla. Anzi, sì, dai, facciamo le cose fatte bene, perché è piegata fisarmonica praticamente. Mostreremo 36. Questa predizione è sempre stata qua sul tappetino. Giochiamo tanto su questa cosa. E contando 36, potete anche contarle di faccia se state facendo il gioco ad uno spettatore che non si intende di magia, perché scorrendo veloce non ci farà caso all'ordine delle carte. Quindi, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E qua abbiamo il re di picche, incredibile ma vero. Benissimo. Basta, cos'altro posso dirvi? Ah, ricordatevi, se volete fare appunto questa versione, di mettere il bigliettino già presente sul tappetino col numero che volete forzare. Ok, vi consiglio 36 anziché 24 perché secondo me è più bello. Bene, ho detto tutto, non vado avanti con altre spiegazioni perché veramente non vorrei riempirvi troppo la testa. Penso che queste due versioni siano più che sufficienti. E prima di lasciarvi, vi voglio ringraziare per tutti i commenti che sto ricevendo nel video del giveaway, veramente tantissimi di persone anche che non ho mai sentito nominare perché magari non avete mai commentato un mio video, quindi mi fa strapiacere che mi seguiate e che mi apprezzate.
Io con i congiuntivi non sono proprio un granché, però ci proviamo. E niente, sappiate che per chi ancora non l'ha fatto potete lasciare il vostro commento. Appena raggiungerò i 1000 iscritti andrò a fare questa estrazione. Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ah, faccio vedere anche il mazzo, scusate. Ecco, per chi vince. Questo è il premio, un mazzo di Teliot Circle Back. Mi hanno detto di specificare anche il modello. Eccolo qua. Bene, veramente adesso vi saluto. Ciao!